Oh,
dopo Salvatorin e Giulia possiamo passare alla nostra serata. Mi salutare l'assessore che ci ha lasciato, questo microfono annunzia, che ha fatto questo anche questa mix di capelli natalizi. Ecco. Chi hanno vinto? Sono le poesie vincitrici del nostro concorso nazionale contro la poesia. Quindi comincio a leggere alcune, poi si alterneranno la presentazione della Fidapa di D'Agostino e poi Marina dice che facciamo un cambio. Quindi qui. Io leggo il titolo del viaggio, poi se ho qualcosa di Antonio Fiore, Tinti di Cenere, premio speciale per lui. Vai. Se potessi, prosciugherei il mare dall'impunità, svestirei il cielo da fumi e nebbi insalubri, per livare vivacità i colori dei periferi, che solcano l'opacità lungo intercalare dell'orizzonte, e col vento spazzerei gli odori nefasti che soffocano i fiori di primavera. Se potessi, diverrei tanta storia del tempo per raccontare alle stelle le vicissitudini impresse da mattalzoni di zolli. E lì, nella terra distesa ad alberi, monti e aride praterie, mi camminerei a piedi nudi verso sinuosi sentieri per ritrovare la mitica luce della speranza. E da quella luce che si erge dalla sorgente dell'infinito si ravvivi l'aratro dei giusti che traccia la via. E lì, nell'immensità vivente, terra di profumi e miele inalterato, germogli la vite che si espande sulle lagune per ricolmare il cielo e il mare di monti. Stefano Benedetti, Tempi moderni, questo è il quinto. Homo sapiens e Homo erectus, assopiti sotto cieli di scarti e l'indizia siderale, e scine da amato soltano la notte condissate d'arroganza, Cerbero ladra e sbava. Veleno radioattiva morba inferno, nevica morte, caronte ghigna, le anime dannate se ne vanno per sfratto e mille diavoli disoccupati ammassano frattaglie sulla sorte del mondo. Lidia Lapinska, sono la possibilità. Premio speciale straniero. Lidia Lapinska è una poetessa lettone che ha partecipato al premio quello che quasi settimanalmente è intervenuta nella rubrica Monti Mancini, la quale ringraziamo, mandiamo un saluto perché nel frattempo, nonostante i chilometri, ci sta un'amicizia lontana e l'occasione è giusta anche per ringraziarla perché è stato molto gentile, ci ha inviato dei piccoli disegni a 5 per ognuno di noi, quindi è stato un bel pensiero, grazie di anni. Ora sono la possibilità, non ho domani, la mia proprietà. Ho solo una linea già splendidamente chiara sopra i nucchi delle torre di finestre inestimabili. Ho solo una linea già splendidamente chiara. Non c'è la strada, nemmeno una speranza nuova e la possibilità di sollevarmi insieme con il sole, alzato dal meandro delle nostre vene lente nella notte di vene nere, nella notte di vento silenzioso. Sono la possibilità, non credermi, non sognarmi, seguimi insieme con nessuno. Roberta Panizia, fantasmi. Bastasse l'ombra di esistenze prossime al contatto, maschile e rimbalzi di orizzonti, a donare certezza di vita. Si scivolano prossimi accanto con effetti pensiero di seta cinese, ma anch'io, spesso non me ne curo,
e ondeggio di lato, con precauzione, al primo vento che mi scuote le catene. Bruno Mancini, Conversazione solitaria. Un mostro sacro s'aggira, sfiorendo i teneri baccelli di versi smarriti, nel simplex futileggiante clic di chi distrugge il proprio tempo, nemmeno molto, magari tutto, contro smodato non svelare il sesto senso, mai ultimo e mai senza tormento, per chi poeta nasce e muore. Purezza, il mio magone io non lo porgo appeso, affumicato a scaglie, dorato in pillole, stracciato tra due servi ed un padrone. Se inizia, diario di giorni non vissuti, smaltati con lacche giapponesi, io soffio in torride fornaci dove gli impasti catturano fanghi e detriti. Magmatici, anacronistici, un giorno ancora e sarà maggio allora, il mese delle rose e dei trasochi. E i miei bizzarri sparire in sabbie mobili che, attenta, sembrano miele, intanto che mi tolgono respiro e forza. La prima parte di questo discorso, avete avuto la pazienza di ascoltarla tutta, grazie degli applausi, è finita. E poi trovo la musica, che è un sistema dell'antico madrigale, quindi recitare cantando, in cui l'interpretazione è importante, le parole sono certamente molto più importanti, anche se la musica è ricercata, quindi è trovata, è spesso anche la mia eccezionale. È vero. E in questo caso ho usato un testo di Michela Zanarella, la canzone è intitolata, si chiama Italia. Patriottica. Questa terra indossa a paventi di luci antiche, ci sono dei suoi colori, a schiene di memoria, a schiene di gioia, in sabbia al cielo. Intanto al cielo, campanili, destini di pianura, arenti regine in espressioni di lumare. Di Emanuela Arlotta, mi siedo e aspetto. Mi siedo e aspetto che la tua anima in plume attraversi il ponte tra il sembrare e l'essere. Mi siedo e aspetto con la calma delle donne che
l'infiorescenza sbocci e trabocchi di colori. E nell'attesa vivo nel desiderio di riaverti senza abiti o coperte con cui velarti i desideri. Siamo stasera più a una parte di direttore formativa, va bene? Tu hai già letto, adesso leggerò. Ah, io ho già dato. Tu hai già dato, ho già dato. Come sempre. Adesso facciamo spazio a Vincenzo Allava. Sempre. Ah, mi è scelta una a caso. Una piccolina, ma... È un modo anche per conoscere. Certo, grazie. Difetto al cuore. Lenisci il difetto al cuore. Converbi aggiunti a attività sonore. Il sospiro a portata di immenso. Nel volermi. Ovviamente questo libro parla d'amore. Nel volermi ha colmato l'abisso, sfuggendo ipocrisie e strettoie. Senza peso o vergogna di vacui malesseri, l'ora ho speso. Indecisioni senza macchia o di difesa scudi superano in genuflessione senza tregua. Ho mille anni per chiudere portafogli nel domani e sbocciare nell'addio al dolore. Allora, la ragione dell'amore è uno di questi libri in viaggio che non sono sempre gli stessi, cambiano normalmente di volta in volta che vai a incontrare altri libri nel territorio. E tornerei un attimo su questo di Modesto, perché hai letto qualche poesia per spenderci qualche parola. Allora, da cosa nasce questo libro? Nasce da un rapporto appunto che è di bicicletta, ma è anche un rapporto più intimo, vissuto un'esperienza diretta con Vincenza. Ed è interessante perché nasce, come dire, da una corrispondenza che non ha canoni o limiti. Tant'è che può risultare, come dire, per certi aspetti un po' un libro oltre, che osa e quindi in qualche modo rischia una sua forma e una sua sperimentazione, questo chiaramente nel bene o nel male, nei risultati che potrà porre. E viene fuori una visione un po' teatrale, diciamo, della sua spontaneità, e da questa corrispondenza ovviamente nasce un rapporto dialogico tra due persone. E non può non interporsi questa figura del teatro, una figura del teatro che non è puramente limitata a un rapporto sentimentale, ma va ben oltre e assume addirittura degli aspetti sociali, però addirittura sembra addirittura arrivare anche a un rapporto di denuncia anche di alcune posizioni femminili e direi in qualche modo, non so se puoi spendere, per approdare addirittura da un vissuto in diretta, quindi da vissuto in diretta, quindi da una spinta che è quasi la storia un po' di un romanzo, c'è un conflitto, c'è una riflessione quasi filosofica, se approda dire, no? Sì, una riflessione filosofica dell'amore, ma io direi soprattutto è una storia vissuta realmente, c'è una condizione storica per la nostra età contemporanea che riflette e rimanda però anche a situazioni femminile, sì, oltre che personale, ma femminile in senso generale, vuol dire che partono però ovviamente dalla mia esperienza di donna. E quindi ecco, mi trovo a dialogare con Enrico, a parlare dei miei sentimenti non solo verso di lui, ma anche della condizione che io sto vivendo in quel momento nella mia famiglia, nel mio entourage e tutto quello che mi circonda, e ovviamente poi fa anche lui. Per cui c'è una sorta di confessione tra me e lui, non solo dichiarazioni da lui, ma c'è un'esperienza spirituale anche, un'esperienza che ci porta anche ad interrogativi esistenziali sulla condizione umana. Per cui è così, è un amore particolare, vissuto in quel preciso istante, ma un amore anche che poi raggiunge un po' l'assoluto. Ovviamente l'amore si è sempre scritto, direi che è un po' il topo centrale di tutta la storia della letteratura, quindi che cosa che contraddistingue poi ecco, la letteratura odierna da quella passata? È il saper cogliere chiaramente i tempi che ci circondano. E io penso che questo libro in qualche modo abbia saputo farlo perché si pone nei mezzi di comunicazione odierni.
quindi è interessante studiare questo libro perché si parla del tanto amato odiato attraverso Facebook, si parla di Skype, si parla di mezzi di comunicazione odierne, quindi tutto avviene in dinamiche e tempistiche che chiaramente non saranno necessariamente legate a secoli scorsi, e questo cambia tutto e rende attuale l'opera, ecco, questo sì. Andrebbe precisato. E da questo anche, c'è da aggiungere, è nata una sequenza di performance teatrali, nelle quali pensiamo domani, una delle prossime.